Nonostante alcune dure lezioni iniziali, la prima divisione di fanteria combatte valorosamente contro i soldati dell'Africa Corps, esperti e ben equipaggiati. Traversando i deserti nordafricani, essa costringe le truppe di Rommel a ripiegare sulla costa tunisina. Senza via di fuga e circondati da forze navali e aeree nemiche, l'Africa Corps si arrende nel maggio del 1943. L'operazione Torch è un'incredibile vittoria, con la Big Red One che cattura 40.000 prigionieri e aiuta in seguito a scacciare i tedeschi dal Nord Africa. Nel frattempo, Churchill convince Roosevelt che attaccare l'Europa attraverso l'Italia affretterà il termine della guerra, con la celebre frase «Il Mediterraneo è il ventre molle del coccodrillo». L'operazione, denominata Husky, prevede un'altra massiccia invasione anfibia, questa volta della Sicilia, che coinvolge truppe inglesi e americane e forze marittime e aeree. Quando il generale George Smith Patton scopre che sarà al comando delle truppe americane, esclama «Voglio quei figli di cani della prima divisione, senza di loro non mi muovo». Una volta compresa la scala dell'offensiva, Hitler annulla immediatamente i piani sul fronte russo e ordina il trasferimento di truppe tedesche per supportare la difesa dell'isola italiana. Nelle prime ore del 10 luglio 1943, con la linea costiera pesantemente fortificata e la possente divisione corazzata Hermann Göring in attesa, la prima divisione di fanteria si prepara a un altro assalto anfibio, questa volta nei pressi di Gela, sulla costa sud-ovest della Sicilia. Il silenzio viene rotto quando la Monrovia, nave ammiraglia del generale Patton, con il resto della flotta, comincia il bombardamento della costa con proiettili da 400 mm. Mentre il bombardamento navale si abbatte sulla costa assediata, alla Big Red One viene ordinato di salire sui mezzi d'assalto e dare inizio all'invasione dell'Italia. Questa spiaggia è ben difesa. Aspettatevi bunker e filo spinato. Bene, ci siamo, signori. Quindi in Africa è stata una passeggiata, sergente? E ricordate, mantenete le distanze. Preferisco vedervi sparpagliati piuttosto che spazzati via tutti insieme da un colpo di mortaio. 30 secondi! Sapete che cosa fare? Raggiungete la spiaggia e costituite una testa di ponte. Eliminate tutti gli ostacoli e liberate una strada. La testa! Raggiungi quella torretta! Rimuovi queste mine, soldato! Non riuscirete a
Non lo so, sergente, non lo vedo! Perfetto, mi serve un volontario! Danny, ti sei appena offerto! Raggiungi la box green e di loro che abbiamo costituito una testa di fuga! Vai! Agli ordini! Dobbiamo eliminare quel filo spinato! Portate un tubo esplosivo! Non ne abbiamo più! Merda! Sanders, Blackbird, quassù! Al mio segnale, fuoco di soppressione! Pronti? Ora! Fuoco di soppressione! Vista! Prendi quel bazooka! Dobbiamo superare questa spiaggia! Andiamo! Guarda, fuoco di copertura! Fuoco! Brooklyn, lancia una granata in quella finestra! Nemico avvistato! È così che facciamo nel Bronx! Vada in fretta! Apri quella porta!
Non passeremo da quella parte! Hai ancora dell'esplosivo? Vuoi aprirci un altro varco? Forza, muoversi! Al riparo! Dobbiamo usarla sulla strada. I Ranger avranno preso il lato ovest. Ripuliamo questa strada e prendiamo gli italiani da est. Eccoli! Sgombera la strada. Voi altri, copritelo. Attenti, una granata! Al riparo! Secondo piano! Quella è la via per l'aldilà. Poveri bambini.
nemico! Cessate il fuoco! Giù un libero! Area libera! Siete della compagnia Able? No, Fox. Il tenente Delaney vi sta cercando, in fondo alla strada, da quella parte. Sergente, mi fa piacere che tu e i tuoi uomini siate ancora tutti vivi. Ehi, dov'è Parker? L'hanno preso gli italiani! Ascolta, Oak. Un velivolo dell'82esima si è schiantato vicino a una scuola a nord della città. L'equipaggio potrebbe essere ancora vivo, ma tutta l'area è piena di fanteria. Non ho truppe di riserva, perciò tu e la tua squadra dovete andare là ad aiutarli. Sì, signore. Ci vediamo al punto d'incontro. Avete sentito? Controllate acqua e munizioni e seguitemi! Piacere vedervi, sergente. Sedicesima, signore. Che compagnia siete? Fox. La vostra presenza alza il morale. Abbiamo perso la maggior parte degli uomini nella collisione e siamo rimasti in pochi. Al momento la zona è sicura, ma ben presto il nemico sarà di nuovo qui per un contrattacco. Thank you.
Ce l'abbiamo fatta! Grazie, ragazzi. Ora ce la caveremo da soli. Comincio a capire perché la Big Red One gode di questa fama. Grazie, signore. Compagnia Fox! Non facciamo aspettare il tenente! In marcia! Ieri è stato l'inferno. Nulla. In confronto a quella volta in Africa, mi sono ritrovato davanti a un intero plotone da solo. Li ho fatti fuori uno per questa uno. Questa storia diventa ogni volta più ridicola. Ehi, è vero. Diglielo che è vero, tu c'eri. Ehi, Oak, digli che è la verità. Non ora, Brooklyn. Sono arrivati gli ordini dal comando. Dobbiamo raggiungere Piano Lupo e fornire supporto ad alcuni uomini dell'82esima che hanno passato una notte d'inferno. Non abbiamo molto tempo. I ricognitori segnalano almeno una divisione corazzata in arrivo da nord. Credono che sia la Hermann Göring. Non gli abbiamo fatto il culo in Africa? Ho detto non ora, Bruno. Degli Stuka! Ci serve fuoco di contraerea, ora! Sul semicingolato, presto, abbatti quegli Stuka! Forza, muoversi! Arrivano! Arrivano!
Non ne vedo più! Dobbiamo riunirci a Oak! Seguitemi tutti quanti! Pare che dovremo fare il resto della strada a piedi, c'è un sacco di spazio, per cui tenete la distanza, occhi aperti! Avanzate! Dietro al muro! Brooklyn, giù! Fate braccia e gambe e poi ripartiamo. State giù! Non fatevi vedere! Cosa c'è, sergente? Dai un'occhiata oltre il ponte. Un intero convoglio! Ma non si muovono. Sono bersagli facili. Thunder, qui Fox, ci serve una mano, passo. Dammi la posizione del ponte. Non sbagliare o quelle bombe cadranno sulle nostre teste. Ottimo lavoro. Thunder, qui Fox. Fuoco di artiglieria, settore 233937. Convoglio nemico all'aperto. Procedete al fuoco, chiudo. Tenetevi gli elmetti, queste atterrano vicine.
Mettiamoci sulla strada! Fate in fretta! Arrivano! Campamento italiano, state attenti. Avanzate! Sparpagliatevi! Tirateci dietro! Sì, stai attento! Brooklyn, proteggi quel fianco! Al riparo! Saltare quel fucile, soldato! Vito, ho bisogno del tuo aiuto! Fianco sinistro! Comincio a credere che sopravviverò a questa schifosa guerra. Guarda, sergente! È uno dei nostri, vicino a quella Jeep! Jeep! Caporale, dov'è il resto della tua squadra? Sono bloccati là davanti, ci sono dei feriti, ma non posso raggiungerli! Allora ti porteremo là noi. Prendi quel fucile da cecchino. Serve più a noi che a lui. Dietro al muro! Bruce, stai attento! Muovetevi! Pronti? Muovetevi! Ok, vado. Copritemi. Thank you.
colpo! Siete i ragazzi dell'82esima? Sì, signore! Sei l'operatore della marina di cui abbiamo sentito parlare. Mangin, signore. Io mi prenderò cura di questi ragazzi. Andiamo, muoviamoci! Cerchiamo l'ufficiale in carica. Rimaniamo vicini. Devi essere della 16esima. Vi stavamo aspettando, ragazzi. Sergente Hawkins. Capitano James, 504esima. Sono contento che siate qui. Abbiamo subito una dura batosta. Una mano ci tornerà utile. Dimmi che la radio funziona. Signor sì. Perfetto. Senza l'artiglieria pesante non abbiamo speranze. Dove vi serviamo? I corazzati tedeschi si avvicinano. Mandate gli uomini migliori sul fronte attraverso il tunnel. Presto! Sì, signore. Ok, gente. Sentito il capitano? Tu e Denley tenete il nostro amico della marina fuori dai guai. Vi copriremo le spalle. Squadra, muoverci! Diavolo, ci sono un sacco di carri armati. Non ce la faremo mai! Sei arrivato. La radio è rotta, signore. L'esplosione deve averla danneggiata. Quella radio laggiù funziona? Penso di sì. Ho bisogno di qualche minuto. State giù e usate i bunker come riparo. Dobbiamo trattenere i carri a ogni costo. Diamo al ragazzo il tempo di cui ha bisogno.
attacco di copertura! Fategliela vedere! Dentro un bunker! Vediamo se serve fuoco di soppressione sui carri! Speriamo facciamo.
Sicuro che è tutto ok, sergente? Mi ha appena sfiorato. I soldati della Gehring sono in fuga. Eccellente lavoro, figliolo. Ti proporrò come caporale. Te lo sei meritato. In fondo ti sei comportato bene. Diavolo, stanno bombardando quel villaggio da ore! Non ci sarà più nessuno ormai! Meglio! Il vento è cambiato! Ne avevo abbastanza della cenere di quel vulcano! Non sarà dura! Hawk dice che i tedeschi si stanno ritirando! Per questo il comando vuole che continuiamo l'attacco! Se è per questo è la quinta volta che lo dice! Sì, e se non fosse stato per Hawk, nessuno di noi ce l'avrebbe fatta in Africa! Zitti e godiamoci il viaggio! Brooklyn ha ragione! Hawk ci ha sempre sostenuto! Non c'è motivo di dubitare ora! Non stavo dicendo che Hawk... Bene, passiamo ai fatti! Mantenete la formazione e occhi aperti! Tedeschi! Copriremo. Fate in fretta!
via, via! Nessun problema. L'intero quartiere, state attenti, state attenti! Dobbiamo tornare all'esterno. Vic, apri questa porta. Subito! Vic! Un medico! Medico! Dentro quell'edificio, via! Dobbiamo aiutare Vic! È già morto. Non c'è nulla da fare. Andiamo! Superiore.
Forza, muoviti! Pronti? Muoviti! Muoviti! Andiamo! Una carica su quello tanto. Questa città deve avere almeno 1000 anni. Sì. Peccato che Vig non sia qui a vederla. Schifosi crocchi. Non ci posso ancora credere. Quel dannato figlio di puttana era in assoluto il nostro miglior soldato. Riunitevi! State tutti bene? Possiamo dire una preghiera per Vig?